la sua grande capacità, sono due cose. La prima è la sua grande capacità di costruire alleanze, costruire squadre, costruire cose che servono, sono servite per fare dei progetti molto importanti, e questa è una sua caratteristica specifica. E poi la seconda cosa che va assolutamente ricordata insieme alla sua passione per il fumetto è il suo grande desiderio di dare spazio ai ragazzi, di dare spazio ai giovani. Tanti giovani hanno cominciato a lavorare dopo che l'Anonima Fumetti ha avuto la sua evoluzione nella promozione giovanile. Noi lo sappiamo cos'è stato l'Anonima Fumetti per gli autori, diciamo così, tradizionali, quelli grandi, importanti. Sappiamo anche quanto alla fine è risultato necessario e risulta necessario ancora oggi lavorare per i ragazzi, lavorare per i giovani, perché possano trovare una strada, perché possano mettersi in mostra, perché possano evolvere anche una loro professionalità. Tutto questo Nicola Sallo lo ha fatto in un modo straordinario, unendo insieme a questa sua passione e a questo suo desiderio anche una grande competenza dal punto di vista fumettistico in senso stretto, per la capacità di scrivere sceneggiature, per la sua anche capacità di interpretare personaggi, situazioni eccetera e adattarle al linguaggio del fumetto. Questo secondo me è uno dei dati importanti che vanno sottolineati e che rendono anche così la sua scomparsa una scomparsa un po' dura da digerire. Beh, diciamo, concludere la cosa, ovviamente.